gli portino via la casa, l'attività o robe varie, o che Dio dice, perché non si può essere qua in 150-200 persone quando questa piazza dovrebbe essere piena e incazzata. Però fa niente, noi andiamo avanti comunque. Io sono un oste, qualcuno mi conosce, qualcuno no. La sto mettendo giù un po' così, tanto per non dare proprio il senso dell'incazzatura. Io sono iscritto a FIBEO, sono iscritto anche a una piccola associazione. Noi siamo i cassamortai, quelli che da ottobre sono venuti qua e siamo stati criticati con la cassa da morto. Ma fra poco nella cassa da morto ci mettiamo noi, ci mettono loro, noi e loro goderanno di questa faccenda. È un momento così che siamo un anno che stiamo penando senza nessuna certezza. Con un governo che prima sembrava che ci aiutava e poi ce l'ha... ci ha fatto penare, ci ha dato il contentino e addirittura chi non ha superato il 30% minimo di fatturato è stato escluso. Studiato tutto a tavolino per non dare niente a nessuno. Quindi voi avete avuto, diciamo, un aiuto, chiamiamolo così, iniziale più, e da poi Conte, più da Conte che da questo governo di inciuciati e di inchinati, perché questo è un governo che erano quelli che ci difendevano, che dicevano prima di andare al governo diamo i ristori, diamo dei sostanziosi e subito, e invece adesso non li hanno dati né subito né sostanziosi. E questo è gravissimo, perché un'impresa in un anno, con i costi fissi che ha di luce, gas e di tante altre situazioni, i consulenti e poi le scorte che non si sono riusciti a vendere, e quindi andavano messe in conto, e praticamente ci hanno escluso da tutti e poi senza nessuna certezza. Quindi questo è gravissimo, e ripeto, quelli che poi erano all'opposizione e che adesso sono al governo e non stanno facendo niente per noi. Quindi quanti mesi sono che proprio... Cioè, esattamente è un anno e poco più. E poi ancora si va avanti nell'incertezza. Io stamattina guardavo i bus dei bambini che vanno a scuola, erano pieni. Sì. Allora le scuole le hanno aperte, e quando hanno aperto a settembre le scuole, e allora hanno aperto le scuole e anche gli sport, diciamo così, quelli... A livello nazionale? Sì, ma quelli non professionistici, okay, diciamo. Lì poi è successo il finimondo, perché tutti i trasporti erano pieni, non li hanno curati. Adesso, a distanza di un anno, si sono accorti che anche sui bus c'è traccia del virus, eccetera. Allora, come si fa? Mandiamo i bambini a scuola? I bambini sono contentissimi, certo, però li mandiamo anche a fare ancora il terrore del virus, perché il virus poi non lo controllano nelle scuole. I bambini si ammalano e poi portano i nonni, portano a casa, e quindi continuiamo a fare il ciclo. Voi dall'inizio avete adottato tutte le misure come vi erano state chieste? Ma scherziamo, tutte le misure, anche di più. E poi quando mi ricordo, perché poi sono ricordi, ho fatto anche il Covid, sono stato 60 giorni in ospedale, quindi tante cose le ho sfumate. Però distanziati, e con costi del personale praticamente aumentati del 30-40%, perché se prima lavoravi per servire, invece adesso dovevi lavorare per disinfettare, per tenerti distanza, poi alla fine, o quando cambiavi posto, che c'era una seduta diversa, dovevi continuare a disinfettare. Praticamente abbiamo lavorato nell'insicurezza, nella paura, nello stress, e poi i governi ce l'hanno messo in quel posto. Prima uno e adesso peggio questo, che sembrava il salvatore della patria, invece di salvatori qua non c'è nessuno, che ci vuole, cioè sembra che... Allora, ma perché gli autogrill sono aperti, perché le messe sono aperte, aziendali, e perché noi non possiamo aprire? Allora, mi devono spiegare il perché, il motivo, perché noi siamo un toro. Questa è la cosa che non si capisce. Sì, si sente... E poi tu, se mi chiudi, tu mi devi anche sostenere dopo, mi devi dare delle certezze, e invece è andato neanche un brodino, le caramelle, ma scherziamo. Sì, si sente di rispondermi. Quanto è stato il suo calo di fatturato? Beh, il mio calo di fatturato è stato esattamente il 28%. Erano 297.000 euro e sono andato 210, perché poi con il Natale, il Capodanno ci hanno fatto lavorare e poi ci hanno fregato. Allora era meglio chiudere, ma poi fregato per modo di dire, perché con 3.000 euro non salvi mica nessuno, Certo. Hai capito? No. Dove vai? Solo io le ho detto che questa mattina ho fatto il conto delle bollette che sono arrivate, luce, gas, acqua, computer e quant'altro, sono 3.700-4.000 euro. Conti per un anno solo quello.
ma poi ce ne sono altre voci, mille voci, hai capito? Certo. E da questa manifestazione cosa si aspetta? Ma questa manifestazione mi aspetto che finalmente aprano gli occhi, ci diano delle date forse, ma soprattutto dei sostegni. Io l'altro giorno sentivo, beh, siamo in un paese diverso, ma sentivo che in America hanno dato 200.000 euro a un'impresa che aveva 30 posti fuori, 40 dentro, no? E 200.000 per i nostri per i dipendenti. Ma lei sa quanto vive il mio dipendente? 700 euro al mese. Ma è possibile? Come si fa a vivere in una situazione e poi danno i soldi, e non mi faccia parlare perché poi mi incavolo mi altero veramente, perché a chi gli danno poi i soldi? Gli andati i monopattini, gli andati ai banchi che sono finiti dove? Alle mascherine che ne ha rubate, si sono svenduti questo e quell'altro, cioè ma dove siamo? Che paese siamo? Tu mi fai chiudere e tu mi devi sostenere, questo è il problema. Tu non mi fai chiudere e devi sostenere, questo e non l'ha fatto e non lo stanno facendo. Anzi, e Draghi dovrebbe essere il salvatore della patria? No, mi si è voluta una settimana per capirlo, perché come ha preso in mano il microfono ha detto ci saranno delle aziende che dovranno chiudere, quelli che non stanno a vivere e stare nel mercato, e chi sono quelli che non stanno a vivere nel mercato? Staranno nel mercato delle multinazionali, stanno sostenendo solo quelle? Non va bene. Andrea Badioni, presidente di Confcommercio Cremona. Siamo qui oggi per un momento molto importante. Qual è il messaggio che volete dare con questa manifestazione? Ma oggi noi siamo qui fondamentalmente per rivendicare il diritto più sacro che ha un imprenditore, che è il diritto di lavorare e lavorare con serenità. Ciò che manca adesso è una progettazione seria, perché le nostre aziende richiedono una progettazione seria, perché dopo un anno e quattro mesi è difficile pensare di avere chiusure spot dettate sul nulla, perché abbiamo visto le ultime zone dichiarate rosse che in realtà non avevano modo di esistere. Ecco. Qual è l'urlo che accogliete soprattutto da parte di tutti i vostri associati? È l'urlo purtroppo di sofferenza, sofferenza economica, sofferenza gestionale, sofferenza nei rapporti con i propri dipendenti. È una sofferenza che si può sbloccare soltanto o con degli indennizzi mirati o con la riapertura. Io sono Marco Boldori, sono del direttivo FIPE per quest'anno, che si è rieletto finalmente dopo un anno di pausa. Ho un locale notturno qui a Cremona, abbiamo provato anche durante questo Covid a rivalutarci e ad aprire la mattina, ma non ce la si fa, così non ce la si fa. Sono contento perché Cremona non è Roma, nel senso che sono tutti pacifici, vedo colleghi baristi, ristoratori, negozi di occhiali, negozi di abbigliamento, perché siamo stufi di non avere delle risposte, di essere presi in giro, di farci dare l'elemosina. Non la chiediamo quella, noi vogliamo o lavorare o che ci venga dato quello che ci viene dovuto, perché così non andiamo avanti. Alcuni non ci sono già arrivati e molti non arriveranno alle aperture che prevedono a giugno.